È intervenuto il sindaco di Rimini, per primo Andrea Agnazzi, sì. Poi è intervenuto il segretario provinciale Sacchetti. Entrambi critici rispetto a questa spaccatura. Entrambi molto critici, tra l'altro Agnazzi a suo tempo era stato renziano, perché ricordiamo anche le tante visite da parte di Renzi ai tempi appunto. Allora io ricordo la diretta che facemmo in Castel Sismondo una sera. Decisamente altri tempi. Anche se adesso c'è un grosso punto interrogativo su quello che accadrà, anche perché a livello regionale c'è la prospettiva di avere queste elezioni, dovrebbe arrivare proprio a giorni, a ore, la data precisa, si parla di fine novembre, fine gennaio, comunque tutto ciò potrebbe avere in qualche modo un peso, e quindi quello che viene criticato in modo particolare è la tempistica della scelta di Renzi. E allora noi abbiamo chiamato un ospite, chiaramente appunto le voci, lo abbiamo detto, sono tante, tra l'altro insomma c'è anche qualcuno che ha militato nel Partito Democratico che guarda con invece una certa attenzione e interesse a questa nuova realtà. Sicuramente lei renziana non è mai stata, almeno a mio avviso, insomma, ripercorrendo anche la sua storia politica, ma credo che ce lo possa confermare. Anche al tempo del segretario Matteo Renzi aveva posizioni all'interno del partito, ma insomma diverse. Stiamo parlando dell'assessore regionale Emma Petitti, che ricordiamolo fa parte anche della direzione nazionale del Partito Democratico. Emma, buongiorno e bentrovata. Buongiorno a voi. Renziana mai? Confermo. Vero? Beh, ricordavamo bene allora. Diciamo che personale, no, per carità, si parla di posizioni politiche, sì. Certamente. Diciamo che è sempre stata coerente su questo, insomma abbiamo visto anche altre personalità passare un pochino da una parte all'altra, invece Emma Petitti è sempre stata coerentemente dall'altra parte rispetto alla visione politica di Renzi. Allora Emma, innanzitutto diamo subito così un a caldo, quello che poi ha scritto anche ieri in una nota relativa a questa decisione. Partiamo dal grande, visto che poi il Partito Democratico lei lo conosce anche a livello nazionale, non solo nel nostro territorio. Sì, ma assolutamente una scelta sbagliata, perché il Partito Democratico oggi ha un'opportunità enorme, quella di rilanciare il paese. Noi veniamo da un anno e mezzo di un governo giallo-verde e i disastri di quel governo sono sotto gli occhi di tutti. E Zingaretti è stato bravo, perché ha tenuto insieme tutto il partito e ha fatto un'operazione politica strategica, di visione, e rimettendo al centro il progetto del Partito Democratico, io dico del campo largo del centro-sinistra. Ecco perché oggi, a pochissime ore tra l'altro dall'insediamento dei sottosegretari, quindi appena composto il governo, parlare di uno strappo, di una scissione, è totalmente incomprensibile, non la capisce il nostro, non la capisce quel 1.700.000 persone che a marzo hanno ridato fiducia al Partito Democratico eleggendo ad ampia maggioranza Nicola Zingaretti. Non è comprensibile a chi come noi si sta preparando ad una sfida importante come quella della regione Emilia Romagna. Ecco perché non va bene farlo. Come dicevate voi, sono tante le cose che io non ho mai condiviso di Matteo Renzi in questi anni in cui è stato anche segretario e in cui in qualche modo ha fatto vincere più un protagonismo sembra personale rispetto alla politica, alla comunità, a un'idea di partito. Ed ecco perché ovviamente anche questa volta dissento completamente da questa scelta. Diciamo che insomma, questa notizia, questo addio era un po' nell'aria, se ne parlava da tanto, anche prima di quello che è accaduto poi recentemente a Roma, e tanti anche nel PD dicevano forse è meglio se Renzi prende un'altra strada. In realtà quello che viene contestata in questo caso è proprio la tempistica, anche perché sappiamo che insomma, ha giocato un ruolo importante Matteo Renzi anche nella formazione di questo nuovo governo, ha alcuni suoi uomini, definiamoli così, sia all'interno del governo stesso, sia tra i sottosegretari, e un peso importante anche nelle dinamiche di questo nuovo esecutivo. Ma certo, perché la chiarezza e la trasparenza sono elementi fondamentali in politica come nella vita. È evidente che nel momento in cui lui apre le porte al dialogo, in questo caso all'alleanza con i 5 Stelle, sappiamo che Matteo Renzi era colui che ha fatto saltare quel tavolo un anno e mezzo fa, quando noi invece dopo le elezioni politiche avevamo chiesto, noi intendo l'allora minoranza del PD, avevamo chiesto il confronto con i 5 Stelle, oggi ha aperto. È evidente che nel momento in cui apri, nel momento in cui appunto partecipi alla composizione del governo, è incomprensibile che tu dai vita
poche ore dopo una sessione. Ecco Emma, da questo punto di vista, ma era già tutto preparato? Perché alle volte la persona della strada, come siamo noi, fa fatica a capire quali siano le tempistiche. Era tutto già preorganizzato, appunto questo, questo logo che si era già formato ancora in tempi non sospetti. Lei che l'ha vissuto da dentro, perché poi lei nelle, diciamo, nelle stanze dove il PD decide anche le sue cose c'è, che cosa, che idea si è fatta? Ma è chiaro che ad agosto questa crisi di governo ha colto tutti, come dire, no? Di sorpresa, quindi probabilmente l'idea che Renzi volesse dar vita ad un'altra forza politica e quindi allontanarsi dal Partito Democratico già da tempo era in campo. È chiaro che poi nel momento in cui dici che invece tenti fare il governo con i 5 Stelle, innanzitutto non può essere un governo di scopo come fu detto all'inizio, cioè arrivare a dicembre con i finanziari e poi staccare la spina, non sarebbe comprensibile, noi parliamo di paese, di politiche legate alla crescita, di ambiente, di sfide importanti che devono riguardare tutta la legislatura e poi perché serve ricostruire un campo politico e non lo puoi fare in 2 mesi, serve un lavoro enorme anche sui territori. È chiaro che viene da pensare che comunque ci volesse essere un nuovo protagonismo che altrimenti rischiava di essere, di passare in secondo piano, quindi dall'idea più di ritornare in campo, però ripeto, è un'operazione incomprensibile a quasi tutti, perché oggi mi sembra che siano tanti anche i renziani che non la, che sono non un po' così spaesati. Ma Emma, beh, un'altra cosa, lei lo diceva prima, ora noi abbiamo una sfida importante perché si andrà presto ad elezioni regionali, la sa già la data lei? No, perché noi ancora non ce l'hanno detta. È questione ormai di poche ore, quindi lasciamo al presidente. Ma va bene, ho capito, giustamente deve esserci una... Secondo lei questa questa La decisione di Matteo Renzi può giocare un ruolo anche nelle prossime regionali, quindi? Ma io credo che il progetto intorno al Partito Democratico anche in Emilia Romagna si stia già costruendo, si sta costruendo allargandoci appunto oltre alle forze a sinistra anche a movimenti civici e comunque ad un campo largo di centro-sinistra. Mi sembra molto prematuro che il progetto di Matteo Renzi possa dar vita ad una lista per le regionali, tant'è che è stato lui stesso a dire per un anno stiamo fermi e non presentiamo liste né alle amministrative né alle regionali, come dire io parto con il mio progetto ma adesso non mi voglio neanche misurare sul campo. Ecco, ecco perché dico che sono tatticismi, strategie, protagonismi poco comprensibili a chi fa politica sul campo, a chi pensa a far conoscere la propria proposta, a parlare con i cittadini, con il nostro popolo. Non si capisce, è veramente incomprensibile questa scelta se non il bisogno di esserci con un protagonismo che a volte non aiuta a chi fa politica, perché la politica è sempre un rapporto diretto con i cittadini per dare soluzioni ai problemi. Certo è, Emma, che questi scossoni comunque rimettono in discussione, tant'è che lei ieri quando è intervenuta con appunto questa nota diceva io inviterei il nostro partito a livello regionale a fare al più presto un'assemblea, perché bisogna riguardarsi un attimo, fare chiarezza e capire da che parte si vuole andare insieme. Assolutamente, noi dobbiamo costruire le liste con i nostri candidati, dobbiamo parlare di proposta politica, dobbiamo aprirci ai tanti, alle associazioni, a chi guarda noi, quindi è evidente che ci vuole chiarezza e trasparenza ed è anche chiaro che tutti i nostri candidati devono credere nel progetto del Partito Democratico, non ci devono essere ambiguità di nessun tipo, quindi io sono per aprire ora, perché i tempi sono maturi, ormai appunto a breve sapremo la data e quindi è questione ormai di pochi giorni, ma soprattutto avremo qualche mese di campagna elettorale intensa sul territorio, apriamoci, parliamo dei temi, parliamo del nuovo progetto del Partito Democratico, è evidente che il legame stretto con il governo sarà necessario, quindi il dialogo con la compagine dei 5 Stelle io credo che sia fondamentale, io lo spiegavo già prima, oggi tempi sono maturi per farlo, ma dobbiamo parlare di chi siamo noi, che siamo alternativi alla destra e a Salvini. A me interessa solo quello, quindi il PD lo vorrei ancora più protagonista da oggi. Emma, noi la ringraziamo per questi commenti, la prendiamo un po' come voce, chiaramente una voce autorevole all'interno del Partito Democratico, per cui vedremo gli sviluppi. Intanto grazie. Grazie a voi. E buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi.
Allora, secondo me le lezioni le fanno a gennaio. Anche secondo me. No, perché sono... No, però anche secondo me, tra l'altro leggevo il commento di Stefano, che dice: ma i due ministri Bellanova e Bonetti hanno giurato come ministri proposti dal PD già sapendo di questa cosa? Una domanda lecita comunque. Domanda assolutamente lecita, come anche secondo me, simpatica invece il commento, perché avete la nostra comunità anche molto attiva, di Marco, che scrive: forse che Renzi ha copiato il nome da Cecchetto, perché sai che è vero. Non so se era stato, sai, comunque secondo me Cecchetto è sempre un grande influencer, per cui come ghostwriter a mio avviso potrebbe anche pure starci, come almeno idea del nome. Lì sappiamo che era Viva Misano Viva la proposta, insomma, che si era presentata alle precedenti amministrative, e chissà, forse effettivamente. Continuiamo a leggere altri commenti che arrivati sul tema. Io li prendo dal Resto del Carlino, prendendo un po' la sintesi, sono similari anche sul perché Corriere. Ad esempio il consigliere regionale Giorgio Pruccoli, del Partito Democratico naturalmente, dice: rimango senza se e senza ma, operazione che crea un danno enorme, non demonizzo, ma fatta ora con il PD al governo e le elezioni alle porte, una scelta discutibile e fuori tempo. Devo dire che ieri Pruccoli ha fatto un commento su Facebook e qualcuno, di fronte a questo commento che era un po' così... sospeso, non era molto chiaro forse, o comunque criptico, ha detto: ma che fai, vai con Renzi? E lui poi ha smentito in effetti questa cosa. Belluzzi, che era un altro se non sbaglio, che era in area renziana, che è il segretario di Cattolica, potrei sbagliarmi, e quindi insomma mi scuso se con ho fatto un errore, interessati. Dice: comunque sono molto deluso da Renzi, ha fatto una scelta sbagliata nei tempi e nei modi, si allea con il Movimento 5 Stelle, vota la fiducia, piazza ministri e sottosegretari e poi se ne va. Invece l'ex sindaco di Misano ed ex segretario provinciale del Partito Democratico Stefano Giannini dice: reputo intelligente quanto detto da Renzi, non è del tutto sbagliato fare chiarezza con due schieramenti, come ai tempi dell'Ulivo, con chi sto ho già dato, il tempo ora è di altri. Marcella Bondoni parla di follia allo stato puro, Mattia Morolli conferma che il Partito Democratico è la sua casa, Emma Petiti l'abbiamo sentita, poi ieri c'è stato l'intervento anche di Filippo Sacchetti, che ha detto insomma che non è mai stato renziano, dice: non mi sono mai affezionato a Renzi, così come mi sono sempre tenuto a distanza dalle correnti, e prevede che non ci saranno esodi dal Partito Democratico. C'è poi chi è più possibilista, ad esempio l'ex presidente della provincia, che però credo che non sia, non so neanche se abbia ancora la tessera, non credo, bisognerebbe però chiederglielo, del Partito Democratico, ne dubito. Stefano Vitali dice: nel PD non mi sento a casa, questo è un nuovo inizio. Poi ieri c'è stato anche l'intervento di Davide Frisoni, che anche lui di Patto Civico a Rimini, ma con un'apertura verso questa nuova esperienza di Renzi. E poi ci sono altri possibilisti come l'onorevole Pizzolante, che sì, è intervenuto ieri. Ma perché? Perché Vitali spiega un po' le motivazioni che lo dicono possibilista. Credo che la mossa di Renzi sia veramente interessante, organizzare un movimento politico che guardi al centro, ai moderati, ai cattolici che non si riconoscono nel PD, ai moderati di centrodestra che non hanno niente a vedere con la Lega. Per cui insomma, secondo Vitali, è questa l'area a cui si rivolge Renzi.